Ciao ragazze, bentornate sul canale. Questa volta bentornate ha veramente senso perché più di un mese, se non un mese e qualche giorno, che non caricavo, che non registravo, ma insomma, per chi mi ha seguito su Instagram sa che è stato un momento un po' transitorio, il cambio casa, eccetera, quindi non ho avuto modo e tempo, soprattutto è un luogo adatto dove registrare. Comunque eccoci qua. Siccome non ho parlato più dei miei prodotti preferiti, ma in questi mesi, un paio di mesi comunque ne ho accumulati tanti, poi tanti prodotti nuovi, e ho deciso di registrarvi appunto il video dei prodotti preferiti, dividendolo in due. Quindi oggi parleremo di tutti i prodotti beauty, skincare, viso, e per la parte invece make-up ci sarà un altro video. Io ce li ho tutti qui, in questo bellissimo mini cestino che se non ricordo male, so che magari qualcuna potrà essere interessata, l'ho preso da Maison du Monde ma tantissimi anni fa, veramente almeno 2-3 anni fa. Comunque, iniziamo subito. Me li divido un attimo in categorie e poi ve li faccio vedere per categoria, così semplifichiamo le cose. Iniziamo dallo struccaggio e prima cosa che vi faccio vedere è questa acqua micellare di Avène. Io questa l'avevo ricevuta, credo, in una box quest'inverno e dato che avevo da finire altre acque micellari, stavo provando altri prodotti, l'ho lasciata lì, insomma, pronta all'uso. L'ho iniziata ormai, credo, un mese e mezzo fa ed è praticamente l'unica acqua micellare che fa Avène. Avène, lo sapete, è un marchio che trovate in farmacie, nelle parafarmacie. Strucca viso e occhi, deterge e lenisce. Io l'ho usata sia su tutto il viso che sugli occhi. Ovviamente il massimo acqua del trucco occhi che faccio io è quello che indosso, comunque un ombretto, niente di drama. Strucca bene anche due passate di mascara, ovviamente non sto parlando di makeup waterproof ma del mascara classico, e mi piace moltissimo. Poi è completamente in odore. Io venivo da un'acqua micellare molto profumata prima di questa, che non la skincare troppo profumata non mi piace, mentre questa l'ho trovata delicatissima, strucca perfettamente, non lascia la pelle con scie di prodotto, comunque arrossata, ma è un'acqua micellare che mi è piaciuta tanto e quindi ve la consiglio. Sono 200 ml e insomma mi è piaciuta, è sicuramente da inserire nell'albo delle acque micellari che ho provato e che mi sono piaciute di più. Sempre in tema di struccaggio, nelle sere in cui, allora, quando ho un trucco veloce, magari non mi sono messa neanche il fondotinta, io vado di acqua micellare. Quando invece ho messo un pochino più di cose, e fondotinta, oppure ho messo la cipria, e a fine giornata ho proprio voglia di quella coccola di 5 minuti per te, per struccarmi, allora uso questo. E io di questo prodotto sono innamorata. Io ho scoperto Darphin la conoscevo già come brand, la trovate anche questa in farmacia e parafarmacia, un po' più di lusso, diciamo, come prodotto, un po' più caro rispetto agli altri, però è un brand che ho iniziato a provare quest'anno. Nello specifico questo mi è stato inviato tramite Octoly dall'azienda ed è la nuova linea che si chiama Lumiere Essentielle, che è una linea che va ad agire appunto sulla luminosità, sull'incarnato, e questo è un prodotto molto molto bello perché è un gel che diventa olio che poi a contatto con l'acqua diventa un latte. Allora, il gel è morbidoso, io lo prendo e vado a massaggiarlo su tutto il viso, non sugli occhi, e diventa proprio quest'olio, sembra quasi morbidoso da massaggiare ma non unto. Dopodiché bagno i polpastrelli con l'acqua e lo vado a ripassare, e questo olio diventa un latte molto molto trasparente, quindi assume un po' di colorito bianco e si toglie la fase olio e diventa appunto la texture latte. Dopodiché con il pannetto vado a rimuoverlo, strucca tutto, ha un profumo delicatissimo che mi piace un sacco.
lascia la pelle super morbida, super super morbida. Ovviamente io quando faccio questo passaggio e quindi strucco il viso con questo, con l'acqua micellare o con lo struccante occhi bifasico, insomma quello che ho in uso in quel momento, vado a struccare prima gli occhi e poi passo al viso. Vi lascio nell'info box un link dove poter acquistare questi prodotti, e su due prodotti, con l'acquisto di due prodotti utilizzando il mio codice sconto avete uno sconto. Comunque ve lo lascio giù nell'info box, tutta la lista sempre dei prodotti è sempre giù nell'info box, quindi se vi dimenticate un nome, il nome di qualcosa che vi ho fatto vedere, cliccate giù. Poi, detergenti, due nuovi detergenti. Allora, questo l'ho provato già da un po' ed è di Yves Rocher ed è la nuova linea Hydra Vegetal. Io avevo già usato la detersione di Hydra Vegetal nella... nel vecchio pack, quindi nella vecchia formulazione. È uscita di nuovo tutta questa linea, che comprende detergente, scrub, tonico, che vi faccio vedere dopo, maschera, insomma ha un po' di tutto, crema viso, tutto quello che di cui si ha bisogno per strutturare una skincare. Come mi piaceva, ve ne avevo già parlato anche dell'altro, tanto mi piaceva il precedente, tanto mi piace questo. È un gel detergente fresco che va benissimo per la mattina. Va bene per tutti i tipi di pelli, da normale a mista. Io lo uso quando lavo il viso la mattina. Sapete, vi ho già parlato nella mia skincare routine. Vi lascio sempre la playlist a tutti i video delle precedenti skincare routine, così capite un attimo di cosa sto parlando. La mattina non sempre utilizzo l'acqua, quindi non sempre utilizzo un detergente. La maggior parte delle volte che utilizzo un detergente la mattina è perché sono in doccia la mattina e non la sera, quindi sotto la doccia appunto ho sempre un detergente così. E questo mi piace tantissimo, molto fresco, adatto soprattutto adesso all'estate, quando io almeno d'estate, anche se non sono truccata, il viso me lo rinfresco sempre con un po' di detergente, magari quando torno pomeriggio da lavoro, insomma mi piace. Vi segnalo invece un'alternativa Ecobio e certificata ECEA, che è una delle nuove linee di Phytorelax. È uscita questa linea che si chiama Detox Charcoal. L'attivo principale è il carbone vegetale da bambù ed è tutta una linea detossinante, purificante, antinquinamento, che è uscita anche con altri prodotti, un altro poi ve lo mostro. Questo è un detergente particolarissimo, allora va shakerato e dopodiché io faccio un pump di prodotto, lo uso la sera quando non voglio usare magari questo, o comunque voglio non sono magari tanto truccata, dopo la micellare uso il detergente ed uso questo. È grigetto, quasi nero, non è nero nero ma è grigetto, e lo massaggio su tutto il viso e lo risciacquo. Mi piace molto perché mi dà quella sensazione di aver detossinato, comunque, no, dire detossinato la pelle c'è un po' ridicolo, perché non è che la pelle si detossina solo perché usiamo un detergente, c'è tutta una serie di altre cose ovviamente dietro, però mi lascia proprio la sensazione di aver pulito in profondità la pelle, soprattutto dopo una giornata in cui magari non ho applicato il make up ma sono comunque stata fuori, e chi vive in una città, ma anche chi non ci vive, sa comunque quanto l'inquinamento danneggi la pelle, possa comunque riempirla di impurità eccetera. E mi piace molto, lo trovo molto delicato, non mi ha mai arrossato la pelle, non mi ha mai dato nessun tipo di problema, infatti io per tutti i tipi di pelle, ma secondo me anche una pelle molto molto sensibile lo può utilizzare tranquillamente. Passiamo ai tonici. Quindi step numero 2, il tonico. Il tonico di cui vi parlavo prima, che va a braccetto col detergente di Yves Rocher, è sempre il tonico idratante. E io questo tonico lo utilizzo la mattina. Come vi dicevo prima, io la mattina non utilizzo sempre l'acqua, ma passo su un dischetto di cotone o un'acqua micellare, dipende, o un tonico. Generalmente quando scelgo di applicare un tonico utilizzo qualcosa di questo genere, quindi non esfoliante, non particolare, ma semplicemente rinfrescante ed idratante, e sto usando questo. Come vi dicevo prima, va bene per le pelli da normale a mista, è molto delicato, ha un profumo delicato, non è niente di fastidioso che poi vi rimane sulla pelle se siete un po' come me che non volete sentire la pelle profumata da skincare, e mi piace molto, mi rinfresca, mi sveglia abbastanza, diciamo.
Il secondo tonico che vi faccio vedere invece lo utilizzo la sera, quindi dopo aver sporcato la pelle, dopo aver usato il detergente, passo al tonico prima di tutti gli altri prodotti di skincare. E finalmente ho provato questo. Questo secondo me è nell'Olimpo dei tonici, da quanto viene osannato, cioè se ne parla sempre tantissimo. Credo di non sbagliare considerandolo il prodotto best seller di Pixi, ed è il Glow Tonic. Questo è un tonico che ha il 5% di acido glicolico, quindi ha un'azione esfoliante, che va a lavorare appunto sul colorito, quindi a illuminare l'incarnato e a rimuovere appunto tutte quelle celluline morte che ci portiamo in giro. E io ho preso la versione da 100 ml, che è la mini size, che trovate da Sephora, adesso non mi ricordo, costerà più o meno sui 10 euro, comunque lo trovate anche online. E io mi trovavo in negozio, l'ho visto, ho detto ok, colgo l'occasione e lo compro. Lo uso la sera, quindi lo metto sul dischetto di cotone e lo passo. Rispetto, per farvi capire, a un altro tonico esfoliante che utilizzo, che quella in realtà è una lozione, che è quella di Clinique, questo bruciacchia un po' meno, però la pelle è subito luminosa, cioè mi dà sempre quella sensazione di aver illuminato la pelle, di averla illuminata, sì, esfogliata, ma comunque in maniera delicata, non è affatto aggressivo, e avevo paura che fosse un po' che mi lasciasse quella sensazione di bruciore sulla pelle, e in realtà assolutamente no. Quindi per me è un prodotto che è super promosso. Passiamo alle maschere. E per prima cosa vi parlo dei miei nuovi patch contorno occhi preferiti, che sono questi. Questi sempre li trovate da Sephora e sono della Coco Star Camouflage Series, perché hanno appunto tutto questo pack color mimetico con colori diciamo un po' più femminili e meno da guerra. E sono dei patch hydrogel eye mask per... Ehi! Idratanti per il contorno occhi. Ogni confezione ha due patch, quindi una sola applicazione, un paio di patch. All'incirca vengono sui 4,90€, comunque sui 5€ se non sbaglio, e appunto li trovate da Sephora. Li ho provati una volta e poi li ho ricomprati. Questi sono il secondo bottino che ho fatto. I patch sono della misura giusta. Voi sapete che io sono un amante dei patch contorno occhi, tanto sono un amante, tanto rompo un po' sul patch, perché deve essere come dico io. La formula idrogel in realtà è una via di mezzo, perché di solito quelli in idrogel sono completamente gel da tutti e due i lati, invece questo avete una parte idrogel sotto e poi comunque il tessuto sopra, quindi fa sì che aderiscano perfettamente alla zona. Potete camminare, potete sbattere gli occhi, non si sbaglia dove applicare. Io a volte di solito li ho, quelli in idrogel mi danno un po' fastidio perché sbaglio ad applicarli, poi per non rimuoverli magari li ho messi troppo su e devo stare in una posizione, comunque non mi facilitano quei 20 minuti di relax, mentre questi mi piacciono un sacco e ve li consiglio, sono molto molto idratanti. Passiamo invece alle maschere viso, e una maschera viso idratante e rassodante che sto utilizzando è questa qui di Dr. Jart. Questa è una Firming Sleeping Mask. È uscito Dr. Jart con due maschere da notte, sleeping mask, questa ed una blu, che non mi ricordo però che attivo ha. Questa è quella rassodante, in realtà più che rassodante non ci aspettiamo un effetto ginnastica per il viso, è molto distensiva. Si applica la sera, dopo io la applicavo senza applicare la skincare, quindi dopo il tonico, contorno occhi, applico l'Advanced Night Repair, il mio siero della sera preferito, soprattutto per questo periodo, dopodiché invece di applicare la crema notte vado a mettere questa. Io le sleeping mask le ho sempre usate, a partire da quella di Shiseido a quelle coreane. La differenza che ho notato con questa, che mi piace di questa, è il fatto che una volta stesa ci mette 2 secondi, cioè in 5 minuti io, se mi tocco, non sono più appiccicosa, non
non ho la sensazione di avere ancora il prodotto sul viso, è come se si fosse già riassorbito e poi continuasse a lavorare da solo, perché comunque lo sento, però non mi lascia l'idea che possa sporcare la federa del cuscino, non so se mi sono spiegata. E la sto usando, la uso almeno 2 volte a settimana e mi piace molto, la mattina comunque la pelle è molto rimpolpata, è rassodante proprio in quel senso di rimpolpo, di effetto rimpolpante. Altre 2 maschere che ho utilizzato sono, vabbè, questa sempre di Fito Relax. Allora, le maschere Fito Relax della linea Bio ve le avevo già fatte vedere, ve ne avevo già parlato. A me piacciono molto perché durano poco, nel senso, l'applicazione è veloce. Voi ne dovete tenere dei 5-7 minuti, io mi regolo, faccio sempre una prova di 5 minuti, dopodiché se vedo che non mi ha dato problemi quel tipo di maschera per 5 minuti, la volta successiva aumento un po'. Questa è quella detox anti-inquinamento, sempre al carbone vegetale di bambù. Mi piace, non è una purificante di quelle che vanno ad asciugarsi troppo. Io la tengo comunque 5 minuti, che secondo me è il tempo di posa giusto per una maschera purificante. Non secca, quindi non si secca troppo sulla pelle, non mi ha mai arrossato. Non mi ha mai congestionato la pelle, molto spesso, vabbè, su Instagram, quando facciamo le maschere insieme su Instagram Stories la sera, quando una maschera mi congestiona e quindi mi fa l'effetto rosso, fucsia, sul viso, lo vedete subito, e questa non me l'aveva fatto. Va bene, come dicevo, per tutti i tipi di pelle, è delicata, ma allo stesso tempo la pelle, una volta che la togliete, oltre a essere comunque morbida e non tirare per niente, quindi non si è seccata, non è come le solite maschere purificanti che un po' tendono a dare quell'effetto... che la pelle tira un po' per il fatto che si è seccata, questo non lo fa, e poi la pelle è super pulita, cioè si vede proprio, cambia colorito, quindi ve la consiglio, provatela, anche perché comunque come linea ha appunto una linea, se siete alla ricerca di prodotti bio, eco bio, certificati di CEA, li avete trovati, e poi è una qualità prezzo ottima. L'ultima che vi faccio vedere di maschera è questa di Origins. Questa sempre mi è stata inviata, è stato praticamente il primo prodotto di Origins che ho provato, dopodiché sono andata a comprarmi altre cose, e questa è la famosissima, questa è praticamente everywhere, da anni io la vedevo alle youtuber americane, ed è la Clear Improvement, che è la maschera purificante al carbone attivo che va praticamente a liberare i pori da tutte le schifezze. Quindi voi cosa fate? L'applicate, è grigio antracite, e la lasciate in posa. Stavo leggendo se c'era scritto quanti minuti tenerla, ma no. Comunque, fate come faccio io. E questa, una volta che si inizia ad asciugare, quindi inizia a tirare un pochino, io la rimuovo. Allora, ha un effetto... tira un po' di più. Ok, nel senso che la pelle la secca un pochino rispetto a quella di cui vi ho appena parlato, ma allo stesso tempo anche qui abbiamo proprio l'azione purificante di pelle pulita. E secondo me questa va bene non per tutti i tipi di pelle e nemmeno per una pelle sensibile, va bene per una pelle da normale a mista, non farla più di 1 volta a settimana, ma io allungherei anche 1 volta ogni 2, almeno per il mio tipo di pelle comunque, che è una pelle mista ma sempre delicata, io allungo a 1 volta ogni 2 settimane, perché altrimenti è un po' troppo. Però se avete tanti punti neri e tante imperfezioni, ve la consiglio perché è ottima. Sempre restando in tema Origins, passiamo alla skincare viso e vi faccio vedere il prodotto che, di cui mi sono innamorata per il mio contorno occhi ultimamente. Questo l'ho acquistato da Sephora e Origins la trovate da Sephora, non credo in tutte le Sephora, però comunque anche online lo trovate. Ed è il Ginseng, famosissimo contorno occhi dalla texture molto morbida ma allo stesso tempo illuminante. È un contorno occhi che ha un effetto appunto illuminante e anti-borse, anti-occhiaie. Mi piace perché la texture è la texture che piace a me in questa stagione, cioè a me piacciono le consistenze per il contorno occhi un po' burrose, morbide da massaggiare. Questa io la utilizzo, questo qui io lo utilizzo solo la mattina, perché la sera utilizzo un altro contorno occhi che poi magari vi farò vedere in qualche video dei preferiti, magari di maggio ve lo inserisco,
mi dà subito quell'effetto illuminante e lo vedo proprio a questa azione comunque che mi sveglia gli occhi alle 6:45 di mattina. Quindi mi piace, se siete alla ricerca di un contorno occhi della texture non troppo fresca, non troppo gel, ma comunque massaggiabile, ma che si assorbe facilmente, che vi illumini lo sguardo e sia poi il vostro contorno occhi pronto ad applicare il correttore, eccolo. Siero preferito, questo qui di Darphin, si chiama Ideal Resource ed è un siero perfezionatore dell'incarnato con un effetto levigante. Questo è perfetto se avete i pori dilatati. Sapete che in questa stagione io inizierò a parlare non stop del poro dilatato e della lotta al poro dilatato. Questo è un prodotto che io utilizzo tutte le mattine, prima della crema, ed ha proprio un'azione levigante, cioè io quando non lo utilizzo magari per 2 giorni perché provo una cosa nuova o comunque cambio qualcosina, poi mi ricordo di riutilizzarlo. Si assorbe facilmente, ha la texture un po' cremina, ma in realtà molto asciutta, vedete? Non è pesante come siero. Tutti i prodotti Darphin hanno sempre questo profumino molto molto delicato e piacevole e mi piace in abbinato a quello che sto facendo ultimamente in questi giorni. Praticamente abbino sopra questo, che è il Voile Protecteur Urbain, praticamente il filtro solare da città. Allora, importantissimo, tra un po' parleremo anche di solari, importantissimo prevenire tutto l'anno, ma soprattutto se non lo fate tutto l'anno ricordatevi di farlo adesso che c'è il sole e quindi inizia la bella stagione. Usate il filtro solare da città, che sono dei filtri diversi rispetto ai solari per andare al mare, ok? Sono dei filtri che scoprono, diciamo, quello che è il danneggiamento dovuto dal sole che si può verificare nelle città. Sono più leggeri, ecco perché sono diversi da quelli per andare al mare. La texture è più leggera, sono fatti per essere comunque dei prodotti studiati per chi deve truccarsi, quindi sono delle ottime basi trucco. Questo qui io lo uso come primer quando la mattina devo truccarmi, sopra la mia crema da giorno che non ha il fattore protettivo vado ad applicare questo. Ha una consistenza un po' colorata, ma che non va ad alterare il colorito della pelle, quindi non va ad alterare neanche il fondotinta che voi andate ad applicare sopra se decidete di applicarlo. Regge benissimo il trucco, al pari di un primer viso. Per esempio, in alternativa a questo, se mi trucco la sera, ovviamente non vado a mettere l'SPF, questo primer qui, ma uso quello di Smashbox. La durata sia con quello che con questo del trucco è perfetta, quindi è un ottimo prodotto. Va shakerato come la maggior parte di filtri solari e mi sta piacendo tanto. Io l'anno scorso o due anni fa avevo usato quello di Clarins che mi era piaciuto. Avevo usato quello di Chanel anni fa e mi era piaciuto. Comunque, in generale, il filtro da città non dovrebbe, secondo me, nella skincare come ultimo step prima del make-up mai mancare. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere è, perché ve ne avevo parlato su Instagram e vi avevo detto che ve ne avrei parlato un pochino meglio, è questo prodotto sempre Dr. Jar. Questa è la linea Cicaper ed è una linea, la Tiger Grass Color Corrective Treatment. In realtà di questa linea esiste un siero che devo iniziare a provare a breve, e un'altra crema che è normale. Nello specifico io vi parlo di questa perché è una crema che secondo me è perfetta per chi soffre di cuperose, che ha varie discromie sulla pelle, chi vuole uniformare l'incarnato senza dover magari poi applicare una BB cream o un fondotinta, insomma. È una crema, come vedete, verdina, che a contatto con il massaggio che fate per applicarla diventa colorata e quindi va praticamente a correggere tutte quelle che sono le discromie sulla vostra pelle. Io l'ho usata, come vedete, e al momento però non la riprenderò più avanti perché come consistenza, questo ci tenevo a dirvi, ecco perché ve ne parlo adesso, è molto molto ricca, molto corposa. Se avete una pelle da normale a mista e diventate lucide durante la giornata, comunque cercate delle texture più leggere, adesso per voi questa non va bene perché già io ho smesso di utilizzarla.
Era comodissima perché applicavo quella, il correttore, il blush e ciao a tutti. Mentre adesso appunto è troppo, la sento troppo sulla pelle e non, per il mio tipo di pelle adesso col caldo che fa non va bene. Comunque ci tenevo a farvela comunque vedere perché se avete una pelle secca con, faccio per dire, la cupe rose, per voi è perfetta. Eccoci qua, abbiamo finito questa carrellata di prodotti skincare preferiti di questi ultimi 2 mesi, diciamolo. E ci vediamo al prossimo video con i preferiti del makeup.